Stamattina ci siamo svegliati con uno sgombero in città, lo sgombero di Labà, uno spazio che abbiamo occupato il 13 novembre scorso. E il 21 dicembre 2012, oggi, per noi non è appunto la fine del mondo, non è sicuramente la fine di Labà, ma da qui si ricomincia, da qui si riparte per andare avanti. Diciamo chiaramente una cosa che Labà appunto ha la determinazione, la volontà e la forza di riprendere da gennaio un percorso che ha avviato in questo mese di occupazione, uno spazio politico, sociale, fisico che è aperto in città e quindi non soltanto in via Orfeo 46. E la nostra storia appunto inizia il 13 novembre scorso, quando abbiamo occupato l'ex caserma Massini in via Orfeo 46. La nostra storia è continuata in questo mese di occupazione, da quando questo spazio è stato occupato, è stato uno spazio che è stato reso vivo da Labà, uno spazio che è stato attraversato da centinaia di persone, uno spazio che è stato realmente connessione, punto di connessione di una generazione intera, quella generazione che noi abbiamo definito no future, quella generazione che si vuole riprendere il proprio futuro pezzo dopo pezzo. Studenti, medi, universitari, precari hanno attraversato questo spazio, l'hanno costruito insieme a noi, i vicini hanno costruito insieme a noi questo spazio. E uno spazio che prima della nostra occupazione, prima che ci mettessimo in campo questa pratica di riappropriazione, era uno spazio chiuso, era uno spazio abbandonato, era uno spazio lasciato al degrado. Uno spazio che è stato proprietà del demanio, che è stato messo all'asta per ben due volte, e per ben due volte è rimasto invenduto, senza nessuna offerta. Quindi uno spazio che il pubblico avrebbe voluto svendere ai privati, privati che non sono assolutamente interessati a prendersi in carico in questo tempo di crisi uno spazio dismesso come quello dell'ex caserma Massini, come tanti ce ne sono in questa città. Quindi diciamo chiaramente che questo spazio l'abbiamo riaperto noi, soltanto attraverso pratiche forti e determinate come quelle che abbiamo messo in campo noi il 13 novembre è possibile riprendersi questi spazi, è possibile rimetterli a disposizione della città, dei cittadini, ed è possibile riqualificarli, ma realmente dal basso, con progetti concreti e reali che sono quelli che abbiamo messo in campo noi. Facciamo una domanda anche alla città. Sono domanda: quale futuro vogliamo per Bologna? Noi ce l'abbiamo ben chiaro il futuro che vogliamo per Bologna ed è quello che abbiamo cominciato a fare in questi mesi e che vogliamo continuare a fare rilanciando per gennaio 2013, e insieme a tanti e tante ovviamente. Io credo che in questo momento, come non mai, a Bologna ci sia un vuoto politico. Un vuoto politico che si vede benissimo nell'operazione che è stata condotta oggi. Vuoto politico che si vede nell'ingente numero, l'ingente schieramento di forze dell'ordine che è stato messo in campo per sgomberare Labà questa mattina. Un vuoto politico perché? Perché il comune non ha mai preso posizione rispetto all'occupazione di Labà, rispetto allo spazio che abbiamo aperto in città, rispetto al clima politico che si è respirato negli ultimi giorni in questa città con le occupazioni che ci sono state. Un comune che se ne lava le mani, un comune che non prende decisioni, un comune che fa finta di niente. Quindi amministrazione di questa città che in realtà non amministra nulla. Non amministra nulla, se ne lava le mani e quindi la prefettura ordina uno sgombero. La questura esegue. E questa è la dinamica che in questo momento c'è in campo a Bologna. Nient'altro che questo. Allora, noi diciamo chiaramente al comune, alle istituzioni cittadine, che di prendere parola rispetto a tutto ciò, perché è inammissibile una cosa del genere, se è d'accordo
con questo sgombero, che se ne assuma le responsabilità, che lo dichiari chiaramente. Se non è d'accordo con questo sgombero, che prenda parola, che prenda posizione, perché noi chiediamo chiaramente cosa vogliamo mettere al centro dell'agenda politica di questa città. Cosa vogliamo mettere al centro di questa politica di questa città? Sgomberi? Spazi di dissenso che vengono ristretti? Spazi di diritto, cioè la possibilità di manifestare liberamente che non è più, può essere più espressa? Oppure vogliamo mettere al centro di dell'agenda politica bolognese servizi per i cittadini, cultura, cooperazione dal basso, creazione di un'altra idea di società, un'alternativa? Bene, noi questa domanda la facciamo a tutta la città, la facciamo, li rilanciamo in avanti. E diciamo anche chiaramente che se la loro legalità è quella di sgomberi, di restrizioni, di restringimento di spazi del dissenso, allora diciamo chiaramente se questa è la vostra legalità ipocrita, quella di fatta anche di leggi che mettete in Parlamento ad personam, noi diciamo chiaramente noi siamo illegali, sì siamo illegali, ma abbiamo tutta la legittimità di stare nell'ex caserma Massini, di occuparla, di averla occupata, di occuparla nuovamente. E per questo rilanciamo in avanti la BA, diciamo chiaramente che la BA non si tocca, la BA sarà sicuramente da gennaio un problema per chi pensa di gestirlo in questa maniera, perché non siamo un problema, non possiamo essere gestiti come un problema di ordine pubblico. La BA vuole essere uno spazio che si costruisce insieme a tanti in questa città. E questo noi saremo da gennaio. Lo saremo a partire da Via Orfeo 46, a partire dall'ex caserma Massini.